Disco verde dell'Aula al bilancio di previsione e il documento unico di programmazione. 9 voti favorevoli e 2 contrari per il documento che punta su due assi, edilizia scolastica e viabilità. Il documento, su cui è relazionato il consigliere delegato Antonino Castorina, ha incassato il parere positivo dell'Aula, che ha approvato in un clima molto sereno quasi tutti i punti posti all'ordine del giorno. Anche i voti contrari dei consiglieri di minoranza Giannetta e Zampogna hanno sottolineato le difficoltà economiche degli enti locali, costretti a fare conti con una costante riduzione dei trasferimenti statali. E se lo Stato stringe le cinghie, occorre reperire altrove le risorse, così come è stato fatto dal settore tecnico dell'ente, che è riuscito a portare a casa notevoli risorse per l'edilizia scolastica, che può contare su interventi strutturali importanti, ma non su una buona manutenzione ordinaria.